Allora, buongiorno a tutti, benvenuti e benvenute. Io sono Tiziana Mancini, come vedete anche scritto sulla slide, sono la presidente e la coordinatrice del corso di laurea magistrale in psicologia dell'intervento clinico e sociale, che noi conosciamo e riconosciamo anche attraverso l'acronimo PICS. Bene, allora, il corso di laurea magistrale in psicologia dell'intervento clinico e sociale si colloca dentro ad un dipartimento, come tutti i corsi di laurea, e il dipartimento dentro il quale è collocato è il Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali. Ecco, di che cosa parleremo oggi, no? Qui vedete una lista degli argomenti che ho deciso di affrontare insieme a voi. Naturalmente ce ne possono essere molteplici altri, voi sapete che poi c'è un banchetto dedicato dove ci sono le colleghe che sapranno fornire tutte le risposte a tutti gli interrogativi che vorrete formulare. Oggi io vorrei presentarvi molto sinteticamente questi aspetti, vorrei presentarvi la nostra offerta formativa. Nello specifico l'offerta formativa 24-25, il piano degli studi, il modo con cui cerchiamo di organizzare, o meglio abbiamo programmato di organizzare la nostra didattica. Vorrei anche parlarvi delle modalità di iscrizioni al nostro corso di laurea magistrale e infine elencarvi una serie di motivi che possono un po' corrispondere al perché uno studente, una studentessa come voi potrebbe scegliere appunto il nostro corso di laurea. Andiamo con ordine, partiamo dall'offerta formativa, partiamo quindi dagli obiettivi che il corso di laurea si propone di raggiungere. Allora, la cosa che devo dire è che il corso di laurea è nato già alcuni anni fa, ed è nato in risposta a delle esigenze che ci sono state rivolte da diversi enti e associazioni del territorio. Esigenze che quindi volevano rispondere ad alcuni specifici bisogni e i bisogni ai quali noi abbiamo deciso di rispondere attraverso questa offerta formativa possono essere articolati in tre principali, che sono, come potete vedere, i bisogni educativi, i bisogni sociali e i bisogni di salute. Quindi bisogni che, come dire, trovano risposta all'interno di diversi contesti dove appunto la figura dello psicologo andrà ad operare, che sono in prima istanza i contesti educativi come le scuole, i centri per l'infanzia, anche i centri per l'apprendimento, pensiamo ad esempio a tutti i centri per il recupero, soprattutto per persone con disturbi di apprendimento specifico. Sono anche i contesti sociali e per contesti sociali intendiamo appunto i bisogni che trovano luogo, diciamo, all'interno per esempio dei centri per le famiglie, dei centri per il volontariato, delle organizzazioni non governative, oppure anche dei centri interculturali, dei centri dedicati al tema della migrazione. E infine i bisogni della salute che, come sappiamo, trovano soprattutto spazio all'interno delle strutture sanitarie. E per strutture sanitarie intendiamo sia le strutture delle unità sanitarie locali, sia le strutture ospedaliere, ma anche tutti i centri dedicati al recupero. Ecco, quindi questa offerta formativa, nel tentativo di voler rispondere a questi bisogni, sia in termini di prevenzione primaria e secondaria, ma anche in termini naturalmente di cura, no? Di presa in carico appunto del disagio psicologico, ha l'obiettivo specifico di formare dei professionisti che siano in grado di fare tre cose importanti legate all'intervento psicologico, ovvero che siano in grado di progettare un intervento psicologico adeguato, di attuarlo, di metterlo in pratica in sostanza e poi di valutare anche gli effetti che questo intervento può aver avuto sulla salute delle persone, degli individui, dei gruppi, delle comunità coinvolte nell'intervento. Questo cerchiamo di farlo attraverso un percorso altamente specialistico e, come sapete, dall'anno scorso anche abilitante, grazie alla riforma. Un percorso che cerca di coniugare quelle che sono le conoscenze delle più avanzate teorie e metodologie, no? Applicate all'ambito psicologico
con l'applicazione di queste conoscenze nei contesti in cui appunto si mettono in atto interventi psicologici. E le conoscenze che cerchiamo in qualche modo di favorire all'interno di questo percorso, perché funzionali di fatto a rispondere ai tre bisogni a cui prima facevo riferimento, sono quelle che per quanto riguarda le discipline psicologiche vanno a favorire in primo luogo l'ambito clinico dinamico, l'ambito sociale, quindi della psicologia sociale, della psicologia di comunità e poi infine anche l'ambito evolutivo. Che cosa promettiamo in termini di raggiungimento degli obiettivi formativi? Promettiamo che il laureato e la laureata in psicologia dell'intervento clinico-sociale sarà in grado di fare quello che prima ho sottolineato, cioè sarà in grado di progettare, sarà in grado di attuare e sarà in grado di valutare interventi psicologici che siano capaci di comprendere ed analizzare i bisogni psicologici complessi delle persone. Sappiamo, siamo in una società sempre più complessa, quindi dobbiamo leggere il bisogno psicologico come un bisogno complesso, no? Che richiede quindi un intervento multifocale in molti casi, che sappiano in grado di conoscere e di applicare in modo adeguato, opportuno, quindi gli strumenti e le tecniche psicologiche, che siano in grado, qui mi ripeto, di progettare, attuare e valutare interventi psicologici che siano rivolti non solo agli individui, ma anche ai gruppi e anche alle comunità, che siano in grado di assumere la responsabilità degli interventi, quindi qui parliamo di autonomia professionale, e che siano anche in grado, anche questa è una competenza molto importante, proprio perché i bisogni sono complessi e richiedono spesso un'equipe multidisciplinare, di lavorare in equipe e anche in equipe multiprofessionali, appunto. Lo facciamo attraverso un piano di studi che, come vedete in particolare in questa slide, si offre, diciamo, quattro opportunità di formazione specialistica attraverso naturalmente corsi specialistici. E quando parliamo di corsi specialistici non parliamo di materie, poi vedremo quali sono le materie previste e quindi gli esami, i corsi previsti nel corso di studi, ma parliamo di corsi che sono organizzati con una modalità specifica che prevede, oltre alla parte diciamo più prettamente istituzionale e frontale, anche molta esercitazione sul campo e soprattutto prevede già in aula la presenza di professionisti del territorio che sono in grado, diciamo, di riversare la competenza psicologica, le loro competenze e soprattutto esperienze psicologiche per poterle integrare poi con le teorie, con tutto ciò che viene appunto trattato all'interno dei corsi specialistici. Lo facciamo attraverso diverse opportunità, diverse convenzioni che abbiamo aperto per opportunità formative all'estero per completare la formazione, ma anche per lavorare alla propria tesi di laurea all'interno di programmi di Erasmus e all'interno di programmi Overworld. Lo facciamo favorendo la partecipazione degli studenti all'interno di progetti di ricerca e interventi che sono in qualche modo curati, no? Dai responsabili dei diversi corsi. E infine, e questa credo che sia la parte più importante per quanto riguarda le competenze abilitanti, lo facciamo attraverso l'organizzazione di tutta una serie di laboratori, che sono esperienze pratiche guidate per gli studenti, nonché attraverso quello che, come dire, è previsto dalla normativa vigente in termini di laurea abilitante, ovvero attraverso l'implementazione del cosiddetto tirocinio pratico valutativo. Bene, corsi specialistici. Qual è la nostra offerta formativa 2024-2025? Come vedete si articola ovviamente sui due anni e noi abbiamo deciso di collocare la maggior parte degli insegnamenti soltanto al primo anno. Questo per favorire la migliore organizzazione didattica e soprattutto per favorire un'uscita degli studenti e delle studentesse possibilmente in corso. Quindi al primo anno che cosa offriamo? Come vedete offriamo moltissimi insegnamenti a scelta degli studenti, cioè insegnamenti che gli studenti possono scegliere anche per personalizzare il loro percorso formativo, ma sulla personalizzazione dei percorsi tornerò successivamente,
che vanno in qualche modo a toccare quei tre ambiti psicologici di interesse a cui prima facevo riferimento: l'ambito clinico dinamico, l'ambito legato alla psicologia sociale di comunità e l'ambito evolutivo. Al primo anno, per esempio, poi chiaramente non sto a leggere ciò che trovate anche nelle brochure, gli studenti e le studentesse potranno scegliere, per quanto riguarda il primo insegnamento in elenco, se frequentare il corso dell'intervento psicologico nelle comunità per l'infanzia, qui siamo nell'ambito evolutivo ovviamente, oppure se scegliere il corso di processi di intervento e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, che è sempre un corso che verte, diciamo, all'interno dello stesso settore scientifico disciplinare. Abbiamo previsto, come da normativa, anche due attività trasversali, e le nostre due attività trasversali, entrambe collocate al primo anno, consistono in un corso di antropologia culturale e metodologia della ricerca etnografica e in un corso di psichiatria. Poi abbiamo il secondo anno, anche nel secondo anno vedete ci sono degli insegnamenti a scelta, ma gli insegnamenti del secondo anno sono molto di meno degli insegnamenti del primo anno e vengono erogati, come poi vi dirò in una slide successiva, soltanto al primo semestre. Bene, abbiamo già accennato al tema della personalizzazione dei percorsi, che è uno, credo, dei punti forti del nostro percorso di laurea magistrale. Come realizziamo la personalizzazione dei percorsi? Innanzitutto attraverso, come prima vi dicevo, degli insegnamenti a scelta. Il piano degli studi prevede in particolare l'attribuzione di 15 crediti formativi per gli insegnamenti a scelta, che sono insegnamenti che gli studenti e le studentesse possono scegliere all'interno di diversi percorsi. Possono scegliere all'interno dei corsi erogati dallo stesso corso di laurea e per il prossimo anno accademico tra, per esempio, l'esame di educare all'etica della scienza nei contesti scolastici e formativi o tutti i corsi a scelta che non sono stati scelti come primi nel piano degli studi. Oppure possono scegliere altri insegnamenti e tra questi possono scegliere i numerosi insegnamenti trasversali che l'Ateneo offre e mette a disposizione per tutti gli studenti o qualsiasi altro insegnamento erogato dall'Ateneo che sia, se legato all'ambito psicologico, però preso soltanto da un corso di laurea magistrale. Se invece scegliete di fare informatica, magari è meglio scegliere un corso di un percorso di laurea triennale. L'attuiamo questa personalizzazione dei percorsi anche attraverso i laboratori. Anche attraverso i laboratori, e in particolare noi abbiamo previsto nell'offerta formativa 4 crediti formativi di laboratorio al primo anno e 3 crediti formativi di laboratorio al secondo anno. Gli studenti e le studentesse possono scegliere quale laboratorio frequentare. Generalmente ogni laboratorio, a parte rarissime eccezioni, vale un credito formativo che viene erogato o in un'unica giornata, generalmente il venerdì, per favorire la partecipazione anche degli studenti e delle studentesse lavoratrici, perché i laboratori sono a frequenza obbligatoria in presenza, perché altrimenti non sarebbero laboratori, oppure al massimo nel corso di 2 mezze giornate. La scelta dei laboratori al primo anno verte soprattutto sulle diverse aree di intervento psicologico. Come potete vedere dagli esempi, abbiamo laboratori che vertono sull'identità sessuale, sugli adolescenti in situazioni di malattia, sulla comunicazione professionale interprofessionale tra gli altri. Al secondo anno i laboratori invece sono maggiormente focalizzati sugli strumenti della professione psicologica. Quindi abbiamo laboratori sui casi clinici, sull'uso dei test, sulla deontologia professionale. E infine lo facciamo attraverso le esperienze sul campo. Le esperienze sul campo e in particolare il tirocinio pratico-valutativo, che all'interno della nostra offerta formativa si svolge interamente intendo per tutti i 20 crediti formativi e quindi le 500 ore previste dalla normativa, all'interno di strutture esterne rispetto all'Ateneo.
Noi garantiamo, o meglio garantiremo, un certo numero di convenzioni con strutture pubbliche e private del territorio. Sarà possibile anche attivare convenzioni con strutture pubbliche e private non del territorio e vantiamo un protocollo, una convenzione, un protocollo di indirizzo molto ampio con la Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento del tirocinio pratico valutativo all'interno di tutte le ASL della Regione Emilia-Romagna. Allora, noi garantiamo anche un percorso di orientamento, naturalmente, di queste esperienze sul campo, credo molto importante per gli studenti e le studentesse che si accingono appunto ad intraprendere questo percorso formativo, e lo fanno sia, diciamo, i tutor interni, quindi i docenti del corso di laurea, ma anche il nostro servizio di tutorato accademico, le nostre tutor didattiche. E in più offriamo anche la possibilità, anzi stimoliamo la possibilità, di poter collegare l'esperienza di tirocinio pratico-valutativo con lo svolgimento della tesi di laurea. Quindi di sfruttare, diciamo, l'esperienza sul campo anche per fare una ricerca che possa poi confluire nella propria tesi di laurea. Come organizziamo il nostro percorso didattico? Come vi dicevo precedentemente, noi suddividiamo i corsi, gli esami in sostanza, tra il primo e il secondo anno, collocando però i corsi solo nel primo semestre del secondo anno, quindi lasciando sostanzialmente libero il secondo semestre per poter avviare l'esperienza di tirocinio pratico-valutativo e quella della tesi di laurea. Generalmente gli insegnamenti sono distribuiti ormai su 5 giornate, direi, perché gli insegnamenti a libera scelta naturalmente non devono sovrapporsi e quindi abbiamo bisogno di spazi più ampi, quindi su 4-5 giorni, anche a seconda di quale corso a libera scelta andrete a scegliere. I laboratori, come vi dicevo, si svolgono in una sola giornata o in due mezze giornate e sono, ripeto, l'ho anche sottolineato, a frequenza obbligatoria. Generalmente le lezioni vengono organizzate in slot di 3 ore, questo per consentire, oltre alla parte più prettamente didattica, frontale, di poter utilizzare diverse forme di didattiche come i lavori di gruppo, le esercitazioni, le simulazioni, l'analisi dei casi e l'intervento di professionisti del territorio in aula. E poi alcuni corsi prevedono anche, non tutti, ma alcuni corsi prevedono anche delle prove in itinere che facilitano, diciamo, il fatto di rimanere in corso nello svolgimento degli esami. Utilizziamo anche risorse per la didattica a distanza attraverso la nostra piattaforma Elli, che non significa che facciamo le lezioni online, le nostre lezioni si svolgono in presenza e noi siamo convinti del surplus, no? che il fatto di svolgere le lezioni in presenza offre agli studenti. Stimoliamo moltissimo la partecipazione in aula, anche se i nostri corsi non sono a frequenza obbligatoria, noi cerchiamo comunque di spingere tutti gli studenti e le studentesse a frequentare, perché riteniamo che la frequenza e la frequenza in aula in particolare sia davvero un valore aggiunto sulla formazione e oggi ancora di più, visto che parliamo appunto di una formazione abilitante. Il tipo di accesso. Allora, il nostro corso di laurea magistrale in psicologia dell'intervento clinico e sociale è ad accesso programmato a livello locale, che significa che abbiamo a disposizione anche per l'anno accademico 24-25 100 posti, di cui 97 riservati agli studenti e studentesse italiani o comunque provenienti dai paesi dell'Europa e 3 riservati agli studenti extracomunitari, di cui uno riservato al progetto Marco Polo. Qualora questi posti non fossero coperti da questa tipologia di studenti, naturalmente vengono riassorbiti nel computo complessivo dei 100 posti disponibili. Il tipo di accesso è un tipo di accesso a concorso per titoli sostanzialmente, cioè c'è una graduatoria e questa graduatoria viene formata, come negli anni precedenti, sulla base della media ponderata degli esami psicologici svolti durante il percorso di laurea triennale. Ecco, le iscrizioni, il bando uscirà presumibilmente tra circa un mese, forse un pochino prima. L'iscrizione al bando potrà essere effettuata a partire dall'8 luglio
e fino e non oltre al 30 di agosto. Potranno fare domanda di ammissione al corso di laurea magistrale sia gli studenti laureati, sia gli studenti che si laureano entro il 31/10/2024, purché abbiano concluso la loro carriera, cioè gli resti soltanto in sostanza la discussione della tesi. La graduatoria uscirà, quest'anno cerchiamo di fare le cose molto presto, uscirà come vedete il 6 di settembre e inizieremo l'operazione dei ripescaggi già dal 24 settembre. Questo per consentire a tutti, sia gli studenti laureati, sia gli studenti laureandi, che si laureassero quindi nelle sessioni di settembre e di ottobre, di poter frequentare le lezioni. Lezioni che inizieranno, come vedete indicato, il 30 settembre 2024. Quali sono i requisiti di ammissione? Allora, i requisiti di ammissione sono i seguenti: possedere una laurea di primo livello o comunque conseguirla entro la data che vi ho indicato in scienze tecniche e psicologiche, oppure avere una qualsiasi laurea triennale italiana o titolo equivalente con almeno 88 CFU di insegnamenti acquisiti, che possono essere presenti nel loro piano degli studi o acquisiti anche attraverso corsi singoli. Non valgono gli insegnamenti psicologici, no, cioè non consideriamo gli insegnamenti psicologici che gli studenti e le studentesse dovessero aver acquisito attraverso i master e i corsi di perfezionamento. Questo è il primo criterio. Il secondo criterio è che occorre avere una media ponderata nei soli esami psicologici, di profitto psicologici, pari ad almeno 23,000 trentesimi. Sotto si è esclusi dalla graduatoria, sopra, più si è sopra meglio è, perché ci si colloca naturalmente in posizioni migliori. E infine il terzo requisito è l'idoneità di inglese livello B2, ma sappiamo che non tutti hanno conseguito questo tipo di idoneità nell'ambito, nel corso del corso di laurea triennale, quindi consentiamo l'iscrizione anche a chi avesse conseguito l'idoneità del livello inglese B1, che naturalmente però dovrà acquisire il livello B2 come crediti sovranumerari durante il corso di laurea magistrale, cioè non ci si laurea in sostanza se non si attesta di aver raggiunto il livello di inglese B2. Quindi, per concludere, quali sono i motivi per cui uno studente, una studentessa come voi dovrebbe iscriversi al nostro corso di laurea in psicologia dell'intervento clinico sociale? Direi che sono quattro i motivi principali. Uno, perché offriamo una formazione altamente specialistica, grazie anche ad insegnamenti che vertono su aree specialistiche, ma soprattutto grazie alla partecipazione, al supporto attivo nei corsi, nei laboratori e nelle attività di tirocinio pratico valutativo dei professionisti del territorio, con il quale negli ultimi anni abbiamo stabilito delle connessioni molto significative. L'altro motivo è che organizziamo un piano didattico e abbiamo un servizio di tutorato che indubbiamente funziona bene, nel senso che facilita l'organizzazione degli esami degli studenti e delle studentesse e soprattutto facilita il conseguimento della laurea nei termini. Quindi noi abbiamo pochissimi studenti fuori corso, molti studenti si laureano in corso. E infine l'ultimo motivo è che offriamo progetti e programmi di ricerca, e di ricerca intervento in particolare, laboratori, attività di tirocinio in Italia e parzialmente all'estero, perché questa riforma ha un po', come dire, complicato la possibilità di svolgere il tirocinio all'estero. Comunque offriamo questi aspetti che secondo noi davvero garantiscono allo studente e alla studentessa la possibilità di percorsi individualizzati, quindi che rispecchiano, che rispondono proprio ai propri interessi e certamente
anche un'alta professionalizzazione. Grazie di essere qui, grazie della vostra attenzione e poi vi dirò grazie se ci sceglierete. Non so se ci sono domande. Io però non sento, quindi dovrò urlare. Posso avere una domanda? Non ho capito. Certo, certamente. O anche certificata dai corsi, dai centri linguistici. Sì. Allora, vi comunico anche che oggi pomeriggio alle 14.30 c'è la visita in loco per chi fosse interessato a farla. Abbiamo organizzato una visita in loco e l'appuntamento è 14.30 sotto lo scalone delle aule di Via del Prato. Dobbiamo chiudere, vero? Bene, dobbiamo chiudere, però io mi sposterò al banchetto dove ci sono anche le mie colleghe, quindi per qualsiasi domanda siamo là pronte a rispondervi. Ok? Grazie ancora e buona giornata.